Amici, ciao! Bentrovati! Ci siete tutti, vedo. E ci sono anche molte persone nuove che ringrazio per essersi iscritte nonostante questi 3 mesi di pausa. Grazie per aver aspettato e aver rispettato anche il mio lutto. Vi ringrazio. Vi vedo, ci siete tutti quanti, ok? Possiamo cominciare. Amici, oggi vorrei darvi qualche suggerimento, spero possa essere un suggerimento, su come preparare un oggetto per la vendita, o meglio, per il packaging. Allora, io ho adottato alcune piccole strategie. Per esempio, mi sono orientata su un packaging un po' rustico, ma perché volevo dare l'impressione di un oggetto, quello che produco io, quelli che produco io, che realizzo, piuttosto rustico, naturale, fatto a mano, cioè che l'idea fosse continua anche con il packaging, ok? Ho scelto determinati colori, mi chiamo Atelier Mediterraneo, cioè il mio brand è Atelier Mediterraneo, e per richiamare ulteriormente il Mediterraneo, i colori che ho scelto per identificare il mio marchio, il mio mini marchio, cioè il mini marchio, cioè il mini marchio. Il mio mini marchio sono il blu cobalto, il giallo cromo, il bianco e poi il colore neutro, un colore neutro carta craft, diciamo così, che vedrete adesso nel video. Questi alcuni esempi, forse ho già parlato troppo, vi mostro quello che ho combinato. La prima cosa a cui ho pensato quando ho deciso di rimettere mano al packaging è stato quello di rifare i biglietti da visita e anche i bigliettini di, come dire, di accoglimento, di spiegazione, di promozione della mia attività. Adesso ve li faccio vedere. Ci sono naturalmente i bigliettini da visita che sono fatti in questo modo, con questo stile, in cui ho riportato i vari social in cui è possibile trovarmi, le 5 stelline che richiamano alla review che è possibile fare su alcuni di questi social e l'invito a seguirmi. Poi, su questi più grandi, ad esempio, che io inserisco, sono delle cartoline di fatto che ho fatto stampare su mio disegno. Queste cartoline, dicevo, sono riportano l'hashtag Atelier Mediterraneo in modo che chi voglia fotografare quello che acquista possa taggarmi e quindi inserire i propri acquisti anche nella mia pagina. È scritto in inglese perché buona parte dei miei clienti sono di lingua inglese. In piccolo l'ho fatto anche adesivo, questo ora ve lo mostro. Come vedete, ho mantenuto uno stile unico, uno stile uniforme per tutte queste cartoline e carte promozionali. Io le chiamo così, forse non è il termine giusto. Allora, ne ho fatte fare molte, queste sono tutte uguali. Poi ci sono su carta di buona qualità, ho fatto stampare, quindi non con il mio computer che non stampa benissimo. Le istruzioni per appendere le sculture, le scritte sotto forma di scultura o scultura sotto forma di scritta. Quindi istruzioni in italiano e poi anche in inglese. Queste le taglio con una taglierina di precisione e le inserisco nella confezione. Quindi istruzioni. Poi ci sono gli adesivi che richiamano nei colori quelli che ho scelto. Vedete? Quelli che ho scelto per le cartoline e i biglietti da visita. Questi sono adesivi un po' grandi. E devo dire che non sono perfetti su tutti i tipi di supporto. Per esempio sulla carta craft ho delle difficoltà per quanto riguarda la tenuta, però insomma sono abbastanza belli. Poi ho, come vi dicevo, la miniatura di quello che avete visto prima, delle piccole delle cartoline in piccolo ma adesive, quindi da inserire una confezione di media grandezza. Si può mettere sia all'interno della confezione che all'esterno se si vuole spedire qualche cosa. Io preferisco all'interno chiudere un pacco, per esempio. Questi sono dei chiudi pacco. Come vedete, oh, non so, adesso mi sono allontanata. Riportano sempre
tutte le indicazioni, taggateci, eccetera, eccetera. Ok, quindi è un po' perfetto. Allora, in questa scatola tengo le scatoline che faccio io, perché allora normalmente preferisco comprarle, anzi direi che è meglio comprarle, però a volte non le trovo. Io uso per i miei lavori, uso principalmente alcuni colori che richiamano il Mediterraneo, che sono il blu, il giallo che non ho qui perché l'ho terminato. Questo tra l'altro credo che sia del lino biologico, non credo neanche che sia canapa. Comunque uso del blu, del giallo cromo, il colore carta craft e il bianco. Questi sono i quattro colori che ho assegnato al mio brand per brandizzare il mio lavoro, come si usa dire. Vi dicevo, se non trovo le scatoline blu, come mi capita spesso, le faccio io. Le faccio usando questo tipo di attrezzatura. Una scoring board, per esempio, che non è altro che una tavola che permette di prendere bene le misure per poter ritagliare buste e scatole. Cioè, in realtà è una cosa molto semplice come concetto. E quindi realizzo da sola, questa è una taglierina, le scatoline. Il prototipo è questa scatolina 6x9, questa più o meno è la scatolina per gioielli e bigiotteria. Quindi la tengo come esempio. Questi sono gli scarti perché sono molto pignola e quindi se non mi piacciono li tengo da parte. Che poi che cosa ne farò? Sinceramente non saprei, appunto perché sono scarti. Sono tutte prove che faccio. Siccome mi piace mantenere per le mie creazioni un aspetto comunque rustico che rimandi al fatto a mano, perché così è, sono cose fatte a mano dalla A alla Z, mi sono fatta fare questi timbri. Sono timbri realizzati da Stamperia, se non erro mi ero rivolta a Stamperia IT, e sono timbri con il mio logo, uno più grande e uno più piccolo. Vediamo, adesso vi faccio vedere. Naturalmente l'inchiostro che ho scelto è blu, però ho anche inchiostri di altri colori, ho un po' di tutto. Vediamo, vi mostro. Impronunciabile il font che ho scelto per per il mio logo, non saprei come pronunciarlo, è una cosa stranissima, del Valpergergen, non so ragazzi, non ve lo dirò, magari lo scrivo ma non ve lo dirò. Allora faccio così e spesso siglo le buste, l'interno, i biglietti da visita con questo, vedete, con questo timbro, o anche con quello più piccolo, che comunque mi piace assai per le dimensioni, perché puoi metterlo anche su un piccolo adesivo, per esempio un adesivo di chiusura. Per le confezioni più grandi, molto più grandi, ad esempio quelle di un lampadario, di una scultura, io utilizzo spesso queste targhette handmade. Le ho trovate molto tempo fa in un negozio, in genere questo tipo di cose si trovano sotto Natale, le potete trovare nei colorifici, nelle cartolerie intorno a Natale. È davvero molto carini, molto belli, rustici ma bellissimi, hanno qualcosa di provenzale, se vogliamo usare questo termine di moda. E sì, li uso per i lavori più impegnativi, più grandi, quindi li aggancio in questo modo, handmade. Poi metto naturalmente il mio logo da qualche parte. Sono molto belli, di legno e credo che sia corda, una semplice corda. Qualche scatolina di carta craft già pronta. È questa. Ah, qui sì, ci sono altre cose naturalmente. Ci sono le scatoline, le bustine che vanno all'interno delle scatoline craft, in carta craft già realizzate, già pronte, come vedete. Queste buste che sono anche molto carine se si vuole fare un regalo, in genere che non spedisco perché insomma, come vedete, è un po' fragile. Poi vi dicevo, le buste sempre in carta craft che io riempio con questo materiale, se è il caso, questo materiale da imbottitura
con un colore verde, verde mare, come si potrebbe definire? Molto bello. Quindi uso ad esempio una bustina, potrebbe essere anche tranquillamente una bustina in organza, va molto bene, una bustina tipo questa. Ci metto l'oggetto, per esempio un paio di orecchini, li inserisco insieme al biglietto da visita, ad altro qui, e poi metto anche un po' di riempimento. E voi come vi orientate? Cosa fate? Come impacchettate le cose che vendete? Perché non suggerite, non date spunti, idee? Fate anche voi il fai da te? Realizzate da voi le scatoline? Preferite comprarle? Non fate scatoline? Avete un packaging particolare? Suggerimenti? Noi aspettiamo voi! Ditemi cosa ne pensate. Io vi aspetto e sono tutta orecchi. Alla prossima volta, alla prossima settimana. Grazie.